Ecco, in verde 270 gradi è la temperatura che voglio raggiungere. Ho messo 270 e non 370 che sarebbe il valore massimo delle istruzioni del saldatore, perché comunque la termocopia non l'ho posizionata sulla punta, ma più in alto, ed inoltre a me sinceramente per quello che devo fare mi va anche bene 270 gradi. Vedete, adesso la temperatura sta salendo, vedete come sale rapidamente. Perché comunque ho regolato i parametri, cosiddetti PID, in modo che la temperatura salga abbastanza in fretta, se no non avrei convenienza ad aspettare troppo per riscaldare la punta. Vedete, siamo già a 130 e qui inizia a staccare la corrente. Il controllore PID ha interrotto per qualche attimo l'erogazione di corrente, adesso ricomincia. Quando si accende il LED verde, vuol dire che l'uscita del relè è aperta, cioè è chiusa. Ecco. Adesso si sta riscaldando il saldatore. Siamo già a 200 gradi. Vedete che è già caldo. E mi respiro un po' di fumo intanto. Ho le mani impegnate. E vai, 200, 212. Vedete, appena si avvicina al set point, inizia a rallentare, in modo da non superarla, ad arrivare abbastanza preciso alla temperatura desiderata. I PID, i controllori PID REX C100 ci sono di varie caratteristiche, e anche ci sono quelli che vanno da 0 a 400 gradi come questo, ci sono quelli che vanno anche fino a 1000 gradi, poi non so, che non credo che ce ne siano di più potenti. Comunque, questo è made in Japan.
Usandolo si raffredda un po' la punta, per cui sarebbe meglio aspettare di raggiungere la temperatura che si vuole prima di utilizzarlo, se no scende la temperatura per niente. Ecco, ho esaurito la memoria del telefono, per cui ho dovuto spegnere il video. Ecco, ha raggiunto la temperatura e quindi adesso resta lì e la tiene lì a 270 gradi. Sale al massimo di un grado, scende di un grado, ma alla fine rimane sempre lì. Vedete, a usarlo la temperatura scende, per cui regolatevi a seconda di quello che volete fare. Potete impostare una temperatura più alta e quindi resterete sempre in un range più alto di temperatura. Perché ogni volta che lo usi chiaramente si raffredda. Bon.